Salve a tutti raga, ben ritrovati con il Mr. Watti. Oggi come vedete per Retro Lovers andiamo a conoscere il sequel assai curioso di Alex Kidd The Lost Stars per il Sega Master System. Ovviamente sviluppato da Sega, non c'è bisogno di dirlo. Mi ha incuriosito tantissimo perché esattamente come Wonder Boy è cambiato radicalmente dal primo capitolo. Ma vediamo insieme in cosa è cambiato. Ma che cavolo di inizio è? Quindi Alex Kidd si trova in questo mondo assai strano. Come vedete il gameplay è stato rivoluzionato e mi attacca con le lettere, attenzione. Paurissima. Permesso, permesso. Come in ogni platform non si salta addosso alla gente. Ma no, è angosciante quest'urlo ogni volta. Ma dai, l'ho appena baciato. Addirittura a fare così. Anche perché ci sono due tasti sul Master System. Cioè non è che... Ah, ecco, il quadrato giustamente si corre come Super Mario insegna. Quindi praticamente l'energia, da quello che sto vedendo, si abbassa col tempo, ma anche essendo colpiti. Mi sa che però sta prima mano l'ho fatta troppo piano, ma ammazza. Qualsiasi cosa sia, forse un salvataggio. C'è il trenino, raga, è pazzesco, fa danno pure quello. Poi ci sono le macchinine. Ma che è? Sto per morire. Ma dai, ma adesso tossisce. No, è vero, raga, mi stupiva che questo personaggio tossiva. Cioè, l'attacco di Alex Kidd è tossiva. Ma tu non mi puoi spawnare qua se ho due punti vita, scusa. Non ce la farò mai, è impossibile. Time up, e quindi c'è un'intro veramente stranissima. E la pausa come sarà? Semplicemente stoppa la musica e il tempo. Oh, c'ho... No, vabbè, ma perché lo sfondo era tutto rosso? Scusami, ma se tu lo sfondo lo fai arancione e i blocchi sono anche rossi, io cosa devo capire? Capisco che mi schianto, più che altro. Oh, ah, adesso può tossire. Non ho mai capito il motivo di questo attacco, però può tossire. Perché poi ogni volta sembra che lo stiano torturando. Sto morendo fortissimo. Dai che siamo alla fine. Dai che siamo alla fine. Quest'ultimo cagnaccio. No, è la fine. Dai, ci sono! Ci sono! Vedo la fine. Oh, mi ha ricaricato. Così vado a vincere. Ah, è un boss! Ma dai, boss adesso! No! Credo sia un boss, non lo so. Exit! Cioè, sembrava un boss, ma si va lo stesso, non so per quale motivo. E quindi ogni volta che tu finisci il livello, vinci un nuovo simbolo. Ma adesso siamo su un'astronave, a caso. Permesso! Sì, vabbè, ma che cazzo di salti fai, Alex Kidd? Dimmi qua sotto nei commenti perché hanno scelto che Alex Kidd debba tossire. Ma qua c'è un buco, tra l'altro, che non sembra, che non toccano il fondo. Ma dai, un dito mi ha fatto male, ma siete seri? Ma dai, ma è tutto bucato. Però sta tosse non finisce, come vedete. Alex Kidd, l'eroe che tossisce. Perfetto. Tra l'altro, raga, mi è venuta in mente un'altra idea. Ovviamente i sequel dei vari giochi, come promesso, continueranno. Ma ero curioso di giocare ai primi Metal Gear Solid. Perché non so se lo sanno tutti, ma spero di sì. Che prima di quello famoso di PS1, ce ne sono altri due. E li vorrei provare insieme a voi. Guarda che stronzo sta piattaforma. Ma dai! Cosa è successo? Che secondo me, anche perché sono canonici, quindi per forza di cose bisogna giocarli per capire la trama in realtà. E muoio anche stavolta. Continuiamo però. Ah no, ok. Si è restata da questo livello, ci mancherebbe perché se no impazzisco. Quindi si riprova. Poi ci sono sti giocattoli o che adesso ho il potere di tossire. Serpenti. Serpenti. Perché serpenti su un'astronave? E i robot, e va bene, ma i serpenti? Chi è che me li spiega? Ma dai, un dito! Ma è veramente scandaloso ogni volta che un dito mi tolga vita, eh? Ecco. Dai! Ma che cazzo sei un salvadanaio? Secondo me c'hai i trigger messi un po' così, secondo me, eh. Mio parere personale! Dai! Non è possibile che io sono fermo e dopo un po' ma. Che sono al bo sono a bordo pista! Sono a bordo pista, cosa c'è? Nel bordo non dovrebbe, se no io come passo? Ma dai, sei ridicolo, gioco! Dai, fammi passare sopra! Ecco! Esattamente così intendevo, però salta di cortissimo! Vale, bravo! E superiamo anche questo ostacolo. È un po' difficilotto, ma si fa. Poi ci sono sti tamburi. Ah sì, c'erano queste piattaforme che salivano e scendevano. Beh, classico platform. Adesso qua ti devi arpionare bene, eh! Ma minchia! Ma minchia! Al secondo giro ce la fa. E ouch, per un dito di merda. C'è da dire che questo qua salta volontariamente corto. E comunque, non è come Super Mario che potrebbe saltare bene come no. No, no, no. Questo qua è proprio preannunciato che salta male. Poi, tra l'altro, come state notando, esiste il profilo solo a destra. Perché è concepito il gioco che lui vada solo avanti. Quindi hanno risparmiato sul modello. E grazie. Ce la faranno i nostri eroi? Si è fatta più volando, mi sa di no. Adesso qua ti voglio. Ma
Ma funzionava a random questa cosa? Non si sa. E io vado sempre con l'acceleratore perché anche se spreco la tosse mi dà sempre l'impressione che non ce la fa se non corre. Quindi... ah, stavolta l'ha preso sto giro alla prima. Dita. Io ancora voglio capire le dita. Ce la si fa forse. Piattaforma de merda! Ma siamo pazzi totalmente, minchia. Ma raga, ma non pensavoci così difficile. No, adesso diventa una questione personale tra me e lui. Time ups, ma muoici male. È già andata meglio di prima. Questo dovrebbe... il prossimo che arriva salta. Ah, t'ho fregato stavolta. Vai, vai. Adesso sono concentratissimo. Ce la si fa. No! Cosa mi ha salvato non lo so. Ma mi ha salvato qualcosa. Ma dai! Sto tapiulan. Come vedete, raga, basta un po' di concentrazione e ce la si fa. Io salto e grazie. Io salto e grazie. Io salto e grazie. Io adesso voglio capire che succede. Ma perché Cat Mario mettono proprio un cubo in più che ti stravolge la giornata? Ma proprio un cubetto basta. È una roba incredibile. Basta così poco e ti rovina. Beh, perché il platform è basato su piattaforme. Se le piattaforme appaiono così, va da sé che il gameplay... ma che cosa? Ma poi non capisco se aggrappa qualcosa. Dai però, dai Alex, dai. Che è sta roba, dai. Quindi si salta sulla prima e siamo d'accordo. Poi qua... ok, ce l'ho fatta! No, ma che... oh, qua c'è un'altra domanda allora. Ma Alex ha la capacità di seguire la piattaforma o è realistico e quando la piattaforma si sposta lui non si muove? Perché è appena successo solo per questa piattaforma che la piattaforma se n'è andata e lui no. Cioè se non va con entrambi i piedi non vale, casca. Pro player, attenzione! Il pro player! E si incrementa la vita! Il pro player, attenzione! Ma dai, sei stronzo! Serpente a caso! No, eh? No, eh? Mannaggia, mannaggia, mannaggia! No, i fili no! No, vabbè, no, no, raga, no! Exit! 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 Dai! Ce l'avevo messa tutta, ero lì! E ovviamente immagino che se, dato che non ho detto continua subito, il gioco parte dal primo livello, vero? The first one! E spero di avermi intrattenuto abbastanza, come al solito, degnamente. Io vi ringrazio come sempre per la visione, se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, di commentare e condividere, passate in descrizione per il sito di 4games.com dove poniamo tutti i tipi di videogiochi, il mio profilo attuale scrivo storie, il mio secondo canale Rap Massimo, il mio canale WTF, di Disco Film Vecchi Dimenticati e soprattutto il mio canale Viola, dove portiamo giochi bellissimi, pieni di trame. Io quindi vi ringrazio come sempre per la visione e ciao da Mr. Watti. Piattaforma de merda!